Benvenuti a Compila, quindi va. Bonsoir. Bonsoir a tutti. Benvenuti a una nuova settimana, nuova live. Dopo un po' di qualche giorno di pausa, ma in realtà non è stata pausa perché dovevo preparare un pochino di cose sempre legate a erano le live alternative, quindi ho fatto un webinar qualche giorno fa su Delphi, e per cui dovevo un attimo preparare un po' di cosine. Ben arrivato Muzio, vedo che sempre al top, in pole position. Devo ancora, cioè la settimana scorsa proprio non ho proprio avuto tempo di fare nulla di più, perché tra il lavoro e altre cose e il webinar su Delphi dovevo un attimo concentrarmi su quello, però darò un'occhiata questa settimana sicuramente, prima della fine settimana voglio dare un'occhiata a quell'esempio che mi hai passato per i famosi quantili, i maledetti quantili, per vedere come sono, di cosa si tratta, e quindi sicuramente ci darò una sbirciata o giovedì o venerdì, che sono un attimo un po' più. Ciao Cesare, ben arrivato anche a te. Quindi avete passato indenni Sanremo e quant'altro. Lavoro fuori casa, quindi la sera sei buon motivo di intrattenimento. Bisogna rilassare, bisogna guardare qualche serie TV, bisogna staccare ogni tanto, altrimenti. Cioè, questo vale anche per me, il discorso che io stacco le altre sere via più o meno, quindi è anche vero che diciamo che come live sì, siamo molto leggeri, ci prendiamo più poco sul serio, ma è giusto così. Ci sta, perché altrimenti diventerebbe insostenibile, saremmo assolutamente come lavorare praticamente senza mai staccare, quindi non so se qualcuno di voi ha partecipato al webinar di giovedì scorso. Se bisogna di serie con frequenze discrete, oddio, non so se sono in grado di rispondere a questa domanda. Mi viene da dire al momento di no, ma fatto una scorpacciata di musica, ora ci vuole una dose di programmazione. Giusto, almeno importante alternare un pochino, quindi che la settimana scorsa non ho fatto live purtroppo, ma dovevo preparare in realtà due webinar. Uno era privato tra virgolette, quindi era su chat GPT e ho tenuto una sessioncina su un po' di dettagli che mi sono dovuto studiare, e quindi ho approfondito un po' di più l'argomento in questo caso, e l'altro era su Delphi, non so chi c'era giovedì, e quindi quello che ti ho passato sulle serie semplici, non lo so, devo ancora guardarci, ma quello che penso farò è dare un'occhiata ad altri esempi in altri linguaggi su come c'è dati certi valori, che valori tirano fuori, poi vedo se escono gli stessi io mi fido, quindi dico ok, vuol dire che è tutto a posto. No, poi adesso riprenderò anche questa cosa perché mi interessa comunque portarli alla fine. C'avevo una scaletta di cose da fare prima della, in realtà erano prima della fine dell'anno, cioè rimettere un po' a posto il sito, pubblicare le live, e ho finito che era febbraio. Adesso ho sistemato anche il sito del podcast, di Delphi Podcast, giusto per così questa occasione, visto che da domani tra l'altro c'è la conferenza online. Non ho capito gli orari, se sono mattina, metà pomeriggio alla sera, quindi adesso lascio il buco nel buco.
che ti ho passato sulle serie semplici, ci darò un'occhiata poi, perché l'obiettivo mio poi è anche quello di capire un po' appunto di cosa si tratta, quindi sicuramente mi darà una grossa mano, perché proprio più o meno avevo compreso, ma poi non avevo il tempo di darci un'occhiata, quindi senz'altro avere un esempio che mi illumini un attimino, mi dà senz'altro una mano, così, anche perché lì c'è una buona percentuale di cose già fatte, quindi sarebbe bello pubblicarlo e quindi portare a casa, come dire, un altro risultato utile dal punto di vista del, come dire, del qualcosa di usabile che possa essere utile anche ad altri sviluppatori. Quindi il sito è a posto, no, il sito del podcast in realtà non ha, che adesso non mi ricordo se l'ho messo anche nei comandi, perché ci mette quel dollaro davanti da un po' di tempo, no? Non mi sembra l'abbia fatto sempre, comunque meglio così. E, che stavo dicendo? No, sì, il sito del podcast in realtà è stato trasformato in un sito statico e non è più un sito asp.net, ma è un sito statico gestito con, è uguale a prima, lo stile non è cambiato, però gestito con Astro, tra l'altro nuova versione Astro 2 che è appena uscita, che è uno static site generator, quindi un po' come quelli che ho utilizzato per sia il mio blog un attimo rivisto e anche il mio sito personale. Sono tool per generare dei siti statici, ovvero nel momento in cui bisogna pubblicare qualcosa di nuovo, invece che avere un pannello, avere un DB, avere qualcosa del genere, si scrive la pagina, magari spesso è supportato anche il markdown, quindi ho un markdown esteso, degli MDX che sono dei markdown con JavaScript in mezzo, volendo, ci sono un po' queste tecnologie, queste miscugli nuovi. Quella Codercats, immagino che sei di passaggio perché stai per iniziare anche tu, sei sempre in live, visto? E infatti vado in live anch'io, me l'immaginavo, perché tu sei assiduo, quindi io non ce la fo, non ho l'età. Comunque, ho visto che anche ieri sera eri in streaming, so che io ero cotto e poi volevo guardare, ma quando, diciamo, non sono da solo, la programmazione non è un argomento che posso scegliere, perché altrimenti, quindi scelgo qualcos'altro, poi io dormo, dall'altra parte si dorme, quindi c'è niente da fare, eravamo un po' stanchi. E che stavo dicendo? Non ho molto altro da fare. Beh, comunque diciamo che usi bene il tempo, questo senz'altro è anche vero, che poi sì, è vero anche quello, non è che ci sia poi chissà che da vedere, soprattutto in TV, vabbè, c'era Sanremo, per chi guardava Sanremo eccetera, io l'ho guardato poco, quindi non c'ho più il fisico, come si suol dire. Che stavo dicendo, no, quindi questi tool di generazione siti statici, che tra l'altro la maggior parte sono fatti in Go, quindi Codercats sa di cosa si parla, tipo Yugo. A proposito, mi scordo sempre, no, se non arriva Fubit che è un altro streamer, mi scordo sempre di fare lo shout out a chi passa, e so che è un canale quantomeno, perché a volte mi scordo. E quindi andate a seguire, siamo sempre più sviluppatori, prima o poi ci conquisteremo Twitch, saranno i gamer che dovranno dire noi non facciamo sviluppo ma giochiamo, ribalteremo la situazione. No, vabbè, molto improbabile, però anche perché poi io guardo anche la gente che gioca, e quindi anche stasera mi sono fatto una partitina, non in live, ma perché non voglio far vedere le mie figuracce, ma almeno una mezz'oretta di distensione, per modo di dire, poi perché il gioco mi spaventa, quindi il sito, prima o poi ci prendiamo Twitch, esatto, cioè il sito personale, così, il blog fatto con Yugo e con Astro,
Asta non mi ricordo se è fatto in Go, Yugo sì, perché Yugo, quindi devo dire che li apprezzo abbastanza questi tool. Mi piace l'idea comunque di avere un sito statico, oltre al fatto che spesso si trovano hosting gratuiti, e quindi io, per dire, avevo un serverino virtuale che mi costicchiava non tantissimo ma un pochino, e sono in procinto di dismetterlo proprio perché i siti che vado a pubblicare fondamentalmente non hanno, sono su cloud, sono su Azure, che tra l'altro è un cloud tendenzialmente neanche tanto economico, però per i siti statici entro una certa banda, ovviamente con certe caratteristiche un pochino tranquille, potremmo dire, sono gratuiti, e quindi messo il dominio, configurato il dominio, come dire, ci stanno, quindi sono su online.net, ma un data center in Nord Italia, chi ha delle altre risorse. Ho costruito con mio padre, ma che ora mantiene lui, ha detto fare data center in famiglia, questa non l'avevo mai sentita. Bello però come cosa, ma mio padre fa l'idraulico, quindi quello non avremmo grosse possibilità, fatto l'idraulico e guardia giurata, quindi mia madre è animista per motori, quindi non c'è niente da fare, non abbiamo grosse possibilità di costruire dei data center, quindi anche perché non sono capace neanche io, quindi io sull'hardware devo dire ci vado sempre molto 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 cauto, preferisco di più il software. Ho fatto anche un periodo dove mi montavo dei computer, l'ho fatto per 3 giorni, poi sono sclerato, e quindi anche quando avevo il mio diventa qualche router, una ventina di rack. Beh, comunque insomma uno potrebbe già dire di avere una minima idea, però ho avuto la fortuna di visitarne uno di data center. Sono passati già un paio d'anni, però, perché sono 2 anni di, oddio, cavolo, mi sfugge il nome, è un'azienda, adesso la vado a pescare subito perché non posso dimenticarmi questa cosa, anche perché è stata una bellissima esperienza, solo che quando sono in live e penso troppe cose non mi vengono in mente i nomi ed è un disastro, quindi però adesso me lo vado a pescare subito perché ce l'ho. Equinix, ecco, di Equinix, quindi tra l'altro conservo ancora la foto, infatti adesso mi sposto così faccio vedere, no, questo ho sbagliato schermo, la mia foto perché mi hanno pure premiato a caso, nel senso che c'era un concorso da indovinare dei parametri di questo data center, ma come dire, ho sparato, non dico che ho sparato, però più o meno sono andato intuito, e c'era anche Fiona Ciaccalli che stimo particolarmente, quindi infatti ero lì più per lei che per il data center, devo dire la verità, diciamo entrambi, cioè l'idea di dire magari segui un influencer tecnica e vai lì, e cioè con lei anche poi il personaggio che ci ha, come dire, ospitato, la persona è stata molto molto gentile, ho detto ecco, cioè lei poi si va a vedere con lei un data center, cioè è proprio, unisci proprio l'utile al dilettevole, il massimo del per un nerd è il top, quindi e lì mi ero divertito, insomma, cioè, sto premio. Ho visto dei professionisti al lavoro, come dire, proprio anche nell'intervista, è stato molto istruttivo. Sì, diciamo che da quel che ho avuto è un'idea, è un posto che è più sicuro di una centrale nucleare, ecco, mi ha fatto un po' questo, cioè, porca miseria. Ho visto roba da frigo e tutto climatizzato, cose di, grazie mille per il passaggio, quindi buona live, visto che giustamente va in live, tutti in live, andiamo tutti in live, si trovano ancora, ma se tu duri di più, quindi un paio d'ore direi che, anche perché dopo inizio a calare, non ce la faccio, quindi
No, beh, comunque era agosto, io ero tra l'altro al mare, quindi ero a Senigallia, quando mi hanno comunicato questa cosa, quindi avrei dovuto fare Senigallia-Milano e poi Milano-Senigallia in giornata. Ho detto, ma perché no? Ma via, andiamo. No, è stata una sfacchinata ovviamente, poi quando mi ricapita, cioè, è vero che sono al mare, però insomma, ho detto, via, facciamo sto giro, cioè. Per cui di solito sono più vicino a Milano, invece in quel caso ero ancora più lontano. Mi ha fatto 4 ore andata, 4 ore ritorno, stessa giornata. La sera ero un po' stanco, però sai, c'avevo pure un po' di adrenalina in circolo per la giornata. No, è stata una gran bella esperienza, quindi bello comunque vedere dove vengono conservati i tuoi dati e quelli anche di altri clienti. Quindi sì, è climatizzato, però più che freddo cane, è un freddo regolato, quindi ogni stanza aveva pressoché una temperatura stabile, quindi sì, ma poi ho visto tutto etichettato, qualsiasi cosa, di tubi, rubinetti, un interruttore, ogni componente dal più grande al più piccolo aveva un codice di serie sopra ed è mappato, una cosa allucinante, credo, come si fa a tenere fuori un mega generatore enorme, poi molti accorgimenti anche per risparmio energetico, devo dire, parcheggio dipinto di bianco, c'era una serie di fatti un po' la filosofia poi con cui loro si presentavano e anche per cui hanno fatto questo, insomma, concorsino, era farsi conoscere e far vedere anche, insomma, che legato a un certo prezzo, che adesso io non sono un esperto perché non ho mai avuto esigenze così esagerate da dovermi rivolgere a cioè un servizio di questo tipo, perché proprio è premium, enterprise, cioè ai massimi livelli, però l'obiettivo era appunto farsi vedere, cioè, che dietro un certo costo comunque c'è anche una certa cura nel fare le cose in un certo modo, comunque risparmiando energia e quant'altro, e che non è, cioè, greenwashing, ecco, non è scritto. Infatti c'era anche una domanda fatta a trabocchetto, però cioè, c'era una ricerca, quindi comunque è stato interessante da questo punto di vista. Anche poi i data center non ne ho mai visti e non ci si può entrare assolutamente, a meno che proprio non sei autorizzato e quindi non fai parte di. Cioè, non ci vai proprio in visita autorizzata, quindi. E lì è stato bello, c'è stata una diretta, la presentazione, un brindisi, il giro, abbiamo pranzato, insomma. Una bella esperienza, la rifarei volentieri. Tra l'altro mi sono tenuto la clip perché fino a Ciaccalli praticamente, vabbè, a parte essere influencer, ha un'azienda assieme ad altre persone che è Tech Princess, che facevano recensioni di videogiochi, poi attualmente diciamo fanno un po' recensioni di tutto ciò che è tecnologico, tra telefoni, le novità, poi vanno al CES di Las Vegas, fanno delle dirette, quindi presentano anche degli eventi, insomma, come partecipazione, come influenza, non saprei come altro dirlo. Anche il TEDx, quindi insomma fanno delle cose interessanti, quindi è bello seguirli. E cosa volevo dire? Ah, ok, c'hanno anche un canale su Twitch, perché c'è anche questo aneddoto, prima o poi lo manderò online perché non l'ho tenute. Adesso li recupererò questi filmati perché sono carini. C'era una sera in cui lei e la collega, di solito sono in due persone che fanno ogni tanto, cioè c'è un ragazzo che fa il gaming live e poi nel canale a volte facevano sia lei che ci ha accompagnato, cioè che è venuta a fare la visita del data center, sia la collega, stavano giocando e vedendo così mi sono collegato e quindi ho chiesto, cioè, ovviamente dando per scontato che non si ricordasse assolutamente del sottoscritto, anche perché, cioè, vuol dire, è passato
in quel momento era passato già un anno tra tutti gli eventi fatti, pandemia e quant'altro, e quindi ho buttato lì e ho detto: quando è che andiamo a visitare un altro data center? Così magari, cioè, si metteva a pensare quale data center, a quale occasione. Quindi ha letto il messaggio, compila, quindi va, dice: quando andiamo a visitare un altro data center? E lei fa: ma sei Marco? E io ho detto: cavolo, c'è una scena del stile Fantozzi e lei, cioè proprio, ho detto: come? Mi fa venire in mente quante persone avrà visto nell'arco di quella, di quell'anno in 20.000 occasioni. Però sì, effettivamente quel giro lì in data center è stato abbastanza interessante, quindi sicuramente rimane impresso. Però ci sono rimasto veramente male, perché è impossibile che si ricordi il nome così. Sono rimasto fulminato, perché no, è un po' come, non so, persone che hanno un certo seguito, una certa quantità di follower, non è che poi sì, si è chiacchierato un po' tutti assieme, ma c'erano altre persone, quindi no, questo per dire che, cioè, assolutamente persona molto professionale, quindi quello lo dimostra, quindi che in ogni caso la memoria non è casuale, ma sanno fare il loro mestiere molto bene, quindi sono un ottimo spunto. Quindi che facciamo stasera, parlando di cose serie? No, allora, io avevo messo questo live coding perché ho detto: vabbè, abbiamo fatto retry pattern, potremmo cimentarci nel fare il circuit breaker, cioè metterci a codificare qualcosa che in realtà è strettamente, in un certo senso, è correlato. Perché adesso cambio anche poi dopo l'inquadratura, adesso lancio anche musichetta alta, che io sento la musichetta, non mi piace, però alle volte non si sa mai, che può essere un po' più invasiva. E è vero che il microfono è abbastanza vicino, quindi, ma lì poi mi direte voi. Lancio il buon Delphi. No, siccome abbiamo fatto le try pattern, tornando in argomento, ho detto: magari proviamo a implementare anche quello che è il suo parente, ovvero il circuit breaker. Tra l'altro ho iniziato un po' a fattorizzare le cose che noi abbiamo fatto nel corso di quelle due live, parte la parentesi, diciamo, sul Bluetooth, che comunque è stato interessante, che senz'altro riprenderemo, ma lì cerco sempre di avere un attimo di tempo per, quantomeno, non dico prepararmi qualcosa, ma farmi degli schemi in obiettivo per riuscire a fare una live che abbia, come dire, una direzione, in modo che, pur sperimentando in diretta, non ci sia troppo tempo perso nel dire: oddio, che sto facendo, oppure nella scelta dei nomi. Quindi cerco di un pochino di ottimizzare. Questo circuit breaker è un parente del retry pattern, ovvero si ricollega a quel concetto, in quanto il retry, abbiamo fatto due live dove nella prima abbiamo fatto un esperimento di implementazione, poi l'abbiamo raffinata abbastanza bene, tra l'altro, quindi siamo stati abbastanza, mi raccomando, il telefono carico beh, questa sera non dovrebbe servirci, quindi il telefono, che probabilmente sarà a scarico, però era carico giovedì, quindi no, forse è ancora carico, perché giovedì l'ho usato, poi è stato spento, e quindi, visto che giovedì nel webinar sono riuscito a far andare una cosa su Android, sono riuscito a far funzionare emulato da Windows un'applicazione dentro Linux fatta con Delphi su Windows, e quindi, cioè, più di così non... Cioè, abbiamo fatto vedere, ci mancava l'esempio con Docker, e poi, cavolo, più di così direi che far vedere che arriviamo dappertutto con... Non ci serve .NET, non ci serve Flutter. Tra l'altro, con la documentazione, era durante questa live che abbiamo visto la documentazione di Flutter, che c'era... non mi ricordo.
Sì, no, ho avuto molte difficoltà perché riascoltandomi ho visto che ho tagliato un sacco di frasi, non riuscivo a finire una frase, ma avevo talmente fretta di proseguire che certe cose le lasciavo un po' in sospeso e magari questo, per chi non sapeva ovviamente la cosa, avrà complicato un po' il seguire il webinar. Però un'ora era effettivamente veramente poca. Poi mi è dispiaciuto un po' che c'è stato poco spazio per le domande. Però il replay comunque è stato messo su YouTube il giorno dopo. Quindi, tra l'altro, Rete Informatica Lavoro, secondo me, ha fatto un buon. A parte che su Facebook continuo a vedere il webinar sponsorizzato per iscrizione, anche se è già stato fatto. Quindi, probabilmente hanno messo qualche giorno in più. Però diciamo, ero inizialmente un po' scettici, ho registrato un pochino di scetticismo, ma giustamente perché si occupano anche di ricerca di lavoro e ovviamente sappiamo che posti per sviluppatore Delphi non è che ce ne siano, cioè ci sono alcune opportunità interessanti perché noi frequentiamo poi il gruppo Facebook, ad esempio di Delphi Club Italia, lì ci troviamo ovviamente un sacco di opportunità, però dal punto di vista, come dire, effettivamente generale, le richieste per altri linguaggi sono ovviamente molto più ampie, anche se fondamentalmente, cioè, io non dovessi cercare un sviluppatore di C Sharp, lo metto come preferenza, ma se fossi uno sviluppatore Python, gli insegno C Sharp o viceversa e lo metto al lavoro, cioè non questa ricerca di. No, e quindi chiaramente Delphi essendo molto una nicchia, cioè, convincerli un po' a parlare anche di quello, però secondo me è stato interessante, lo spero sia stato anche per loro un'opportunità, perché in questo modo, essendo presenti anche molti delfisti, quindi qualcuno che già conosceva la cosa, ma magari non conosceva loro, ha imparato che c'è questa realtà, quindi se uno ha bisogno di così entrare in contatto con sviluppatori da assumere o ha delle offerte, proposte da fare, chiaramente. Poi con loro non abbiamo finito perché avremo dei webinar in questo caso su Python, come è stato preannunciato durante la live, per fare delle web API, quindi ci sto lavorando e così anche lì. Però sono dei mini corsi, quindi già una cosa un pochino. Su Delphi al momento basta, purtroppo, a meno che non gli arrivino richieste su richieste. Comunque ho visto che il filmato è stato abbastanza, preso un pochino di like mediamente, quindi, come dire, ci siamo difesi e in qualche modo un qualcosina siamo riusciti a farlo conoscere, quindi quando qualcuno chiederà un pochino di cosa si tratta, io, cioè, comunque avrò un filmato in più da suggerire, dove riuscire un pochino a dare un'occhiata a quello che è in grado di fare. Quindi Circuit Breaker, dicevo, fa un po' la coppia con retry pattern, perché in caso di fallimento di un'operazione, quello che abbiamo fatto con retry pattern è scrivere del codice per gestire, scegliere un'eccezione e gestire, come dire, la politica di ripetizione di un'operazione per n volte o in base a certe condizioni fino a esaurimento, e a quel punto, come dire, esauriti i tentativi, ovviamente l'errore rimane. Il circuit breaker va un po' in senso contrario, ovvero ha l'effetto di dire che a fronte di un errore, quindi in realtà l'eccezione è sempre un po' il punto di partenza, cioè finché le cose vanno a buon fine, ovviamente non abbiamo nessuna azione da intraprendere. Il circuit breaker si pone un altro obiettivo, cioè quello di dire, a fronte di un errore di un certo tipo, qualunque chiamata fatta successivamente deve fallire, se fatta entro un certo tempo o entro certe, come dire, variabili che sono ovviamente la parte di questo pattern che sono da configurare. Il motivo qual è? Mettiamo che, non so, ci sia una chiamata, una web API che ci dà un 500, ci dice un server unavailable.
il più classico degli errori proprio senza pagina HTML, senza nulla, proprio quando il server risponde nella maniera più veloce possibile, non è raggiungibile, cioè meglio è raggiungibile però non è in grado di sostenere i servizi, di darci l'informazione, cioè mettere un retry e riprovare può essere la soluzione, quello sì. In altri casi però può essere deleterio, perché chiaramente se il server magari ci risponde così perché è sovraccarico, continuare a fare delle richieste non gli dà una mano, è come dire uscire dall'impasse, anzi continua a sovraccaricarlo ancora di più. Anzi, chiaramente se in un contesto facciamo una richiesta, in quel caso ne facciamo più di una perché continuiamo a pingarlo. Quindi il motivo per cui esiste questo circuit breaker è un po' come dire c'è una parte del nostro circuito che è rotto, di solito è sempre legato alla chiamata di un servizio, che non è detto che sia ovviamente una call di una REST API, ma potrebbe essere mi leggo un file, mi scrivo un file su una locazione di rete, quindi la rete può essere giù, il disco non è in locale, insomma è sempre un... L'accesso a un servizio vuol dire che il mio programma, la sua business logic a un certo punto ha bisogno di interagire con qualcosa. Magari in quei casi riprovarci, non so, magari l'azione è eseguita dall'utente, se l'utente ci riprova e ci riprova in maniera frequente, se dall'altra parte non c'è risposta perché il servizio è impegnato, finisce che lo andiamo a sovraccaricare ulteriormente, non gli diamo il respiro che serve per tornare online. Quindi un retry ci potrebbe stare, ma dopo un certo lasso di tempo. L'uso del circuit breaker può proteggerci dal fatto che se ritentiamo l'operazione, l'operazione solleva un'eccezione. Solleva un'eccezione che non è ovviamente quella originale che ha dato origine all'interruzione del circuito, perché potremmo proprio vederlo come... è un po' come un salvavita, cioè vedete... mettiamo le dita nella presa, riceviamo lo shock, salta il contatore, perché se rinfiliamo le dita almeno non continuiamo a folgorarci, cioè il concetto è entro questo tempo, lasso di tempo limite, quindi generalmente viene sollevata un'eccezione specifica, in questo caso di una, dipende, cioè se implementate una libreria è un'eccezione fatta appositamente per segnalare che l'errore è il circuito è scollegato, cioè nel nostro tentativo di chiamata la logica ci dice che ancora quella chiamata non è consentita, quindi il circuito è aperto, non è ancora possibile fare la chiamata definitiva. In questo modo noi potremmo anche fare dei retry. Chiaramente il retry non va a buon fine, perché se abbiamo stabilito che entro 5 secondi dobbiamo lasciare respiro, tutte le volte che proviamo a fare l'operazione ovviamente si interrompe, quindi cioè viene abortita ancora prima proprio di provare effettivamente a fare la chiamata. Quindi è proprio una apro il circuito, quindi l'eccezione sarà circuito aperto, e questo teoricamente dovrebbe, diciamo che è un po' un fail safe, fail first, un'implementazione di queste politiche, cioè magari da quella chiamata dipendono altre chiamate e sappiamo che c'è il sistema che in quel momento non risponde, nel momento in cui eseguiamo questa operazione l'API ci dice che fallisce ancora prima, per evitare poi di fallire per la motivazione reale legata al fatto di, ad esempio, come l'esempio si faceva prima, la disponibilità di un server, quindi fallisce senza sovraccaricare, e in quel caso possiamo chiaramente passare alla richiesta successiva e ritentare. Se eventualmente poi alcune richieste non vanno a buon fine, siamo in presenza magari di una coda, abbiamo magari un Rabbit, abbiamo magari qualcosa che ci dà una mano, possiamo sempre ovviamente ritentare, perché il messaggio ritorna in coda, magari non diamo un acknowledge e continuiamo a riprovare finché però ecco, evitiamo, sapendo che a fronte di una certa situazione è inutile insistere, evitiamo di insistere, ecco, quello è un po' il principio fondante di questo pattern.
Se mi vado a vedere un'implementazione che a me piace molto, stavo cercando come indirizzo ma non c'è. Adesso cambio anche scena, così riesco a oddio, cioè, tutte le proporzioni si sono, ok. Così vediamo un po' uno degli esempi, ad esempio quello di Polly, che è una libreria per .NET, fatto AKA, maybe it's just a blip, ci sono tutte i motti per ogni tipo di break, c'è la parte del timeout, aiuto! Siamo già messi così con questa stanchezza lunedì, figuriamoci verso il fine settimana. Poi domani sera c'è anche San Valentino, ragazzi, quindi bisogna stare all'occhio, come si suol dire. Allora mi sposto, così lascio. Qui c'è l'implementazione di Polly, che probabilmente avevamo già visto e su cui in realtà ho preso più di uno spunto per la parte di retry. C'è la parte di circuit breaker. Non è molto leggibile, però diciamo che ok, così vediamo. Poi come implementazione non mi piace, un po' troppo ammassata, troppe funzioni tutte nello stesso punto, quando non è sempre necessario, però a meno che non siano tutte obbligatorie. Qui cosa vediamo? Allora vediamo intanto l'esempio più semplice, handle, some exception type, e poi c'è il circuit breaker. Quindi la creazione dovrebbe essere fatta più o meno come abbiamo già fatto quella del retry, con la differenza che qui abbiamo questo 2 che sta a indicare il numero di tentativi. In realtà poi potremmo ripartire addirittura da quella di dalla policy di retry, perché queste sono poi combinabili, quindi perché questo, c'è qualcuno che sta sbadigliando in chat, che me lo attacca perché mi viene uno sbadiglio irresistibile. Allora, questi erano gli esempi del retry che più o meno abbiamo implementato anche noi, il wait and retry con tutte le varie tempistiche, le varie eccezioni. Questo circuit breaker secondo me si potrebbe integrare nello stesso esempio di codice, quindi ho già Delphi in pole position, mi vado però a pescare, se ce l'ho ancora, il source del vecchio retry, che effettivamente ce l'ho, ok, e quasi quasi me lo copio qui, così ce n'ho una copia, ok. Qui c'ho roba, ok, i miei progetti, bla 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 bla. Qui c'è la roba della presente live Bluetooth e questo è il nostro reply primer. Dove ci eravamo divertiti a fare questo esempio di codice, esatto, con questa implementazione che bene o male funzionava, quindi aveva or handle, avevamo messo questa roba qui, le eccezioni,
abbiamo fatto secondo me un discreto lavoro. Cos'è questo? Lo sleep wait for. Ah, questo è il famoso context, esatto. Poi c'era il policy builder come interfaccia, il policy builder result come implementazione, questa classe policy che in realtà era molto statica perché serviva semplicemente per dare il via, andare a scegliere l'eccezione e da lì partire con il giro della nostra del nostro codice di reply. Per cui avevamo testato un po' tutto, che c'erano le varie attese consecutive, abbiamo detto find not found, riprova 5 volte, aspetta, quando c'era il retry col context potevamo andare a modificare gli intervalli e tutto il resto, e poi nell'execute c'era la funzione vera e propria. Quindi l'idea sarebbe integrare, se ce la facciamo, questo circuit breaker nella nostra implementazione. Che parametri dovrebbe prendere? Nella sua accezione più semplice dovrebbe prendere il numero di operazioni consecutive che poi falliscono, quindi il punto di partenza è sempre un'eccezione. Circuit breaker dice ok, se la ricevi per due volte allora a quel punto dobbiamo per un minuto, from minutes, questo time span from minutes 1, che possiamo usare anche in Delphi perché abbiamo un tipo molto 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 simile, tra l'altro non a caso per comodità, vuol dire che dopo due volte per un minuto, se capita di riprovarci, viene sollevata un'eccezione, o quantomeno la logica, diciamo, non ritenta tutti gli effetti l'operazione finché non è trascorso questo lasso di tempo. Quindi potremmo andare qui e dire, oltre al, scusate, qui, che poi non ho capito perché questo esempio si chiama reply, che non c'entra niente, ma adesso lo chiamo resilient patterns, lo chiamiamo così. Questo lo chiamo patterns.pasta, così. Perché se vedo sempre quella reply, mi viene in mente reply, quindi ok, tanto poi poco dovrebbe cambiarci, esatto, quindi nel policy builder il retry è un configura una logica specifica, quel circuit break ne imposta un'altra, quindi dovremmo mettere qui una circuit break, ok, che prende come valore di ritorno sempre il policy builder, mi viene da dire. Oh, dal webinar di giovedì mi sono tenuto questo tool, che tra l'altro non funziona sempre, ma che vedete qui sotto, che stranamente ha uno Z order un po' strano. Aspetta che... Ah, forse l'ho fatto partire che non c'era ancora il... Guarda che forse va eseguito come amministratore, vediamo se... Ok, adesso è nella posizione giusta, che potrei averlo lanciato poi cambiato la risoluzione, che è utile perché così potete vedere gli shortcut, tipo quando salvo faccio CTRL S, li vedete comparire, poi li vedete scomparire. Quindi qui che mettiamo? Mettiamo il tab, ok, a vedere proprio tutto. Il numero di operazioni consecutive per il break e il time span
From Minutes. Quindi potremmo chiamarlo, non lo chiamo allora retry, se sono una cosa qui dovremmo trovargli un nomignolo. Sarebbe interessante anche vedere come è stato implementato qui, o meglio i nomi che hanno usato, però per fare il circuit breaker, quindi secondo me sono stati veramente come sempre troppo complicati, ma dov'è che passiamo quelle informazioni? Policy result, policy builder. Health count, success, failures, total, ok, c'è anche la gestione in un certo senso del beh, vado a cercarmi, adesso me lo cerco io. C'è una ricerca qui dentro. Cioè me lo vado a scaricare e me lo guardo direttamente, ma volevo fare una cosa più leggera. Allora, qui diciamo queste sono le mie failures. Cioè il numero di volte in cui io posso accettare che la logica fallisca. Torno davvero prima qui. E poi c'è una sorta di recovery time, non saprei come chiamarlo. Un recovery interval o qualcosa del genere. Questo tipo time span è veramente una manna in questo caso, per questo, vabbè, è vero che abbiamo delle funzioni anche, però poterlo utilizzare così. E le altre cose che qui a lui piacerebbe aggiungere sono gli on break e l'on reset. Che roba sono? Ah, cioè sono dei callback per quando il circuito si rompe e quando il circuito torna in un certo senso online. Ok. Qui c'è questo breaker che viene creato però come variabile da qualche parte. Ah sì, il nome, mi ha sbagliato la formattazione, è il nome della policy agganciata già al, ok, giustamente, perché il policy builder ci restituisce la nostra policy e poi con execute diciamo cosa fare. Che è perfetto, va benissimo. Handle some exception, circuit breaker, on break, abbiamo l'eccezione del timestamp. Cosa viene passato di preciso? Sarà anche una reference, spero. Ok, duration of break, perfetto, qui c'è la spiegazione.
Secret Breaker nella State Machine. Closed. Il circuito è chiuso. Esegui le azioni. Misura i fault e i successi. Ah, quindi in realtà la questione è anche legata al fatto che in un certo senso il numero di fallimenti non è cioè quando va a buon fine non resettiamo ma continuiamo a contarli, quindi no, sono n, sono consecutive action, ok, quindi è giusto, cioè probabilmente tiene un conteggio globale, quello sì, però per aprirsi il circuito ha bisogno che i fallimenti siano consecutivi, quindi ok, questo è giusto. Through the policy have thrown any end exception where n is the allowed exception before breaking. Ok. Questo invece fa un break su proporzioni, quindi già più complicato, quindi vediamolo dopo. For the action case the scuse to trip, there is an exception is a thrown. Ok, quindi l'azione l'eccezione viene rilanciata, ma a quel punto il circuito finisce nello stato di aperto, quindi ogni azione che poi va a eseguire tramite la policy non viene eseguita. La chiamata will fail fast, ok, con broken circuit exception. Broken circuit exception contiene l'ultima eccezione che è ok, giusto, questo me lo sarei aspettato, cioè che dentro ci sia sempre comunque l'eccezione originale, in modo da, e rimane aperto. Non ho mai usato questo half open invece. Ah, ok, mezzo aperto vuol dire che in realtà ci si prova. Ah, cioè se durante la duration of break si fa un tentativo e questo va a buon fine, allora si parte, altrimenti rimarrà. If ended exception received, se l'eccezione viene ricevuta, viene rilanciata e il circuito torna immediatamente su open e rimane aperto fino al time span. Se fa un successo il circuito torna chiuso, se c'è una delle eccezioni gestite il circuito rimane in half open, ok. Non ho ben capito come è possibile implementare quello stato semiaperto, però ok, questo è un measuring and breaking device to measure. Quindi circuit breaker non orchestra retry, infatti abbiamo una logica di retry che fa questo, ovviamente dovrà essere fatta in maniera corretta. Il circuit breaker non assorbe le eccezioni. Ah, ok, quindi comunque la parte, quella parte lì va comunque in un certo senso gestita. Ah, qui c'è questo supporto a questo policy wrap. Allora va proprio implementata a parte, non ha niente in comune da questo punto di vista con la parte di retry, perché pensavo che i retry fossero comunque gestiti, l'eccezione fosse gestita, invece
questo handle va a creare un qualcosa che non funziona proprio allo stesso modo, ma bisogna mettere delle policy compatibili. Ok, io mi sono capito, no, diciamo che dobbiamo, allora qui abbiamo allora direi che a questo punto dobbiamo fare un altro file che potremmo chiamare patterns circuit breaker. Ok, che deve essere distinto da questo, cioè gli assomiglierà magari in un certo senso. Questa policy non dovrà essere così, ma si dovrà chiamare circuit breaker policy. Ok, questo rimane uguale, questo diventerà un policy builder. Ci abbiamo un'abbreviazione, policy builder. Ok, questa è la mia interfaccia. Ctrl Shift G per fare questa parte. Ok, avremo la TV Policy Builder, che sarà una classe creata da Interface Object, ok, e da Policy Builder abbiamo detto che però ci vuole un result sempre, che è l'operazione finale da indicare praticamente dappertutto. Quindi policy build nella create, partiamo sempre con questa create, ci mancano un po' di uses, in effetti queste due le possiamo mettere entrambe, perché allora qui abbiamo fatto poi vediamo se le policy sono tutte così, alcune cose come cioè tutte vanno guidate con un'eccezione, potremmo anche fattorizzare il codice creando una classe base private. Ovviamente abbiamo le classi delle eccezioni, quindi non abbiamo wait interval, o meglio sì, però ha un obiettivo diverso. Dobbiamo implementare anche questa. E qui andiamo a fare questa roba qui. Policy Builder Create Exception Class. Qui c'è la create. Sorry, questa non va qui. O meglio, non la mettiamo qui, ma la mettiamo qui sul policy builder, che prende questi parametri.
Ok, chiamiamolo così, poi vediamo duration of, no, com'è che la chiamava qui? Duration of break. Questo è un po' lungo, come nome. Exceptional allow before breaking è un po' lunghetto da usare, però diciamo che si capisce, quello sì. Duration of breaking. Allora, facciamo che mettiamolo così, via. Sembra un po' troppo. Ah no, giusto, qui ci vanno anche le altre funzioni. Quindi ci facciamo un CB context che abbiamo fatto anche qui uguale, allora, patterns retry, ok, così ce l'abbiamo battezzato. Ci manca, ok, un or handle, ok, mettiamoci anche questo, che poi lo implementiamo. Abbiamo fatto dei callback, mi sembra, no, cosa abbiamo fatto? Funzioni delle function con il context, cioè un oggettino come questo che contiene le varie informazioni, che poi sono quelle che vengono passate qui come numero di retry e altre robe. Manual control. Ah, ok, questo sono i controlli manuali, quindi ovviamente si fa. Ok, mi tengo un attimo questo. Ops. Questo è più complesso, ovviamente, del retry. Cioè, a parte che il retry siamo partiti molto semplice, l'abbiamo. Execution request abbiamo quindi queste casistiche. Normalmente è chiuso, quindi eseguiamo il delegato. Exception, yes. In caso di un'eccezione, ok. Dobbiamo ottenere anche lo stato del circuito, perché potremmo eseguire il. Questo è molto comodo, questo diagramma. Potremmo anche doverlo eseguire se è semiaperto per chiuderlo definitivamente e fare una sorta di reset. Altrimenti, semiaperto. C'è questa variante, perfetto. Allora, non è facile, non è facile. Mi tengo questo che fa vedere un break, un reset, ok. Che forse aspetterei magari a implementare, mi viene da dire. Ah, qui tiene conto di metà delle. Questa è più. È un po' più complicato, però leggermente diverso.
Ah, è vero, c'è anche questo pattern di fallback che è molto interessante. Anche questo sarà da esaminare, perché è interessante. Qui le mette, sì, le mettono un po' tutte assieme, diciamo. Ok, non è facile, però va bene. Quindi, abbiamo detto. Io magari parto da questo perché secondo me è inutile prenderci al momento carico ancora di altre. Di altre varianti, a parte che potrei definirle dopo, quindi questa funzione la metto così. Intanto ne abbiamo già due da implementare, ovvero la orhandle, che aggiunge solo una nuova eccezione. Ok. Quindi questo aggiunge solo l'eccezione all'insieme. Sì, è un po' di codice da fattorizzare tra i due pattern, ce l'abbiamo, perché sicuramente il fatto di vedere se in un contesto un'eccezione fra quelle gestite è un'operazione che potremmo anche condividere, quindi. Magari disabilito qui la mappa del codice perché mi porta via un po' di spazio. Secret break prende le eccezioni e la durata. Quindi dovremo aggiungere qualche campo. Però non mi piace questo mi è più significativo. Mi piace di più. Failures, duration uguale duration. Ah sì, giusto, mancano ancora. Io ho dato un altro nome, c'ha ragione. E qui ci manca anche il result self. Ok, ci siamo. Io per cosa vado a prendermi un attimo dell'acqua, che me la sono dimenticata. Poi torno tra un microsecondo. Torno subito, eh. Rieccoci. Lascio sempre la papera del debug a fare
fare il segnaposto, come dire. Dunque, dove eravamo? Ok, mi stavo guardando qui. Quindi abbiamo memorizzato il numero di fallimenti, la durata. Una sete mostruosa. Ci manca lo stato del circuito, che io quasi quasi farei già omnicomprensivo, quindi con tutte queste belle fasi. CB, no, T, circuit, state, closed, open, half, open, isolated. Perfetto, e qui metterei state Ohio. E ci siamo fin qui. Quindi all'inizio lo state è closed per definizione del nostro schema. Le failure potremmo metterle a 2 e la duration a 1 minuto. Duration span from minutes, failures 2, o 1, 10 o 3, non so quale può essere un default valido, ma ok. Quindi qui abbiamo passato tutto. Perfetto, partiamo così. Quindi quando andiamo a fare la nostra execute, che fondamentalmente è execute, che è questa, può accadere che la cosa vada a buon fine o non vada a buon fine. Ok, quindi qui andiamo a fare la nostra implementazione. Nel nostro context metteremo tutto quello che ci serve, quindi e alla fine lo andremo no, però questo no, perché in realtà va mantenuto. È una cosa che vive più a lungo a tutti gli effetti, perché l'execute in questo caso non è una cosa che diamo una tantum per istruire la policy e poi no, in realtà lo andiamo a eseguire più volte. La nostra execute praticamente contiene il codice che vedevamo qui, ovvero questo schema. Quindi se il circuito è chiuso, ok, sull'half open ci passa abbastanza.
Il Foppen è quello che sta a indicare che stiamo passando da uno stato di chiusura apertura, quindi prima di arrivare all'apertura, perfetto. Quindi questo è il caso più semplice, ovvero che se il circuito è aperto dobbiamo verificare se la break duration è expired. Allora, if state uguale a circuit state open, ok, to do, qui dobbiamo fare un pochino di cose, ovvero vedere se il tempo è trascorso. Al momento questa roba potremmo vederlo, dobbiamo salvarci ovviamente la, come dire, la data ora dell'ultimo tentativo, last t-date time, che potrebbe essere inizializzata ad esempio a un valore abbastanza neutro, ovvero al minimo del day time, così non abbiamo, dovremmo fare una cosa di questo tipo, ovvero dire facciamo una funzione a parte, perché questa potrebbe essere passibile di spostamento. Is duration expired, facciamo, quando è scomparsa, quando now meno last, è maggiore della duration. No, aspetta, sì, now meno last, trovo quanto tempo è trascorso dall'ultimo tentativo. Se è maggiore o uguale della duration, se abbiamo un minuto, se abbiamo due minuti maggiore o uguale di un minuto, questo è trascorso. Quindi il caso più semplice è if not is duration expired, dobbiamo sollevare eccezione e basta, perché comunque, quindi metto un bel breakpoint lì, andiamo qui e aggiungiamo la nostra circuit break exception, o se c'è un nome migliore, broken circuit, ok, sì, ci sta, mi piace, broken circuit exception, che è una classe di eccezioni. Qui in realtà come overload direi che ci interessa in modo particolare quella con l'inner exception, che non vedo. Come si imposta l'inner exception?
C'ha un overload, qualcosa del genere. Vediamo un attimo, eh. Questo però non ha parametri. Questa è privata, quindi abbiamo il class helper per questo. Adesso non mi ricordo. Ah, sì, la day to tills, ok. Per compare date time, less than value, less than value. Facciamo così. Se questo io che è proprio un vuoto di memoria. Capisco l'approccio, ma non mi piace. Ah, abbiamo una classe specifica. Ah, ok. Questo me lo ricordavo. Quindi qui avremo una create
Aspetta, mi sono perso. Mi spiego come è sul trading. Sì, ho visto, però cercavo di capire se è l'unica. Mi pare strano che non sia, come dire, a livello base, perché poi l'exception sta qui dentro. Però evidentemente c'è neanche un overload al netto di quello che tutto ciò che è indicato qui sotto. Pare strano perché non è la prima volta che affronto questo problema. Sì, c'è il raise, di nuovo il raise. Ah, ok, qui. Non mi piace molto questa cosa manuale. Questa deriva, ma non è. Proviamo a usare questa. Vabbè, tanto. Più che giusto. E qui ci mettiamo. Message exception array. Beh, abbiamo potuto usare.
Allora. Tanto valeva che usavo il costruttore ereditato, mi viene da dire. Forse non ho bisogno neanche di crearlo questo, perché già supporta quello che mi serve. Anche se devo dire che non mi soddisfa molto. Fatto che stia su System Trading, io lo farei così. A questo punto facciamola così. Questo è il message e la break exception ce la mettiamo qua. Così siamo già a posto. La sposto un po' più in alto. Se deve essere letta, la espugniamo. Perfetto. Quindi tornando al nostro to-do, se la duration non è trascorsa, raise i broken circuit exception. Manca la break exception. Sarebbe questa. Passiamo quella che abbiamo. Altrimenti se non è trascorso il tempo, abbiamo detto che passerà alla AlphaOpen, quindi diventerà AlphaOpen and execute un AlphaOpen delegate. Ok, quelli li definiremo poi dopo, che servono solo ad aggiungere cose. Quindi qui andiamo a mettere lo stato nel state AlphaOpen. Quindi abbiamo fatto questa parte, stiamo passando di qua. Quindi qui andrà fatto uno user delegate in un try except. Result a function. Ok. In caso di errore, c'è un no. Ok,
questo yes. Register success with controller. Faccio una cosa di questo tipo. Io. Aspettiamo un attimo a vedere questo. Register success. C'era half open, lo metto in close. E dovrebbe essere abbastanza fattibile. E chiama il delegato un reset e restituisce il risultato. Perfetto, che in realtà troviamo già qui. Quindi chiude, tutto più chiamo un delegato ed esce. Mentre in caso di errore, success. Manca self open, lo chiudiamo. Usciamo perché abbiamo il risultato. Ok. Cos'è questa roba? Preferirei metterla qui. Perché il caso dell'eccezione potrebbe essere più semplice, ovvero. Qui guarda self open, allora if close, e prendi il risultato. Altrimenti potrebbe essere open o half open. Ma se è open l'abbiamo già gestito. Quindi qui era open. Se la durata è passata, proseguiamo, mettiamo half open, altrimenti mi chiamo broken. Chiamiamo la funzione. Se lo stato è chiuso non esisto. Non faccio nient'altro. È mezzo aperto, chiudo. Qui chiamiamo un delegato e usciamo, altrimenti altrimenti ce l'abbiamo. Esattamente, perché c'è la parte di yes, quindi policy handle exception, no retrow, quindi handling dell'exception l'abbiamo già provata qui.
quindi mi vado a rimettere, mi vado a fare questo tipo di operazione. Sono anche da fattorizzare, direi, perché perfetto, quindi sono ancora nell'execute. Quindi qui dovrò fare una cosa molto simile alle execute che ho fatto qui, ovvero if not target exception i raise, e così abbiamo fatto questo. Ok, c'è register poly sender exception, no. Poly sender exception, yes. Quindi se alf open retro exception, ok. Threshold exceeded, quindi dobbiamo anche recuperare quante volte passano di qui. Abbiamo il nostro threshold exceeded. Ci vorrebbe un recordino con le statistiche che questo context, anzi, può rimanere una classe con la differenza che viene creata e distrutta assieme alla classe. Perché? Perché il suo contesto in realtà dura fino a esaurimento scorte. Abbiamo già dichiarato, no? Abbiamo messo il con, ok, context tcb context create if assigned. Grazie. Ok. Ok, ok, ok. Ci siamo, forse iniziamo ad esserci. Qui dobbiamo trovare i success count, failure count, integer, ok.
Ora add failure e poi mettiamo un add success che fanno banalmente un incremento del failure count e un incremento del success count. Ok. In questo modo come sappiamo se la nostra cara dobbiamo fare una cosa del tipo abbiamo messo questo context, c'è il context, quindi che vuoi? Non ho capito. Non sono sicuro che sì. Ce ne vogliono due. Giusto. Ok. Property failure count with failure count property success count ok. Andiamo a vedere sul contesto se il failure count è maggiore o uguale rispetto al failures. Or was open. Quindi possiamo fare così. Yes, facciamo open. In entrambi i casi dobbiamo aprire il circuito. Vabbè, seguire il delegate e risollevare l'eccezione, ok.
caso invece di no. Dobbiamo sollevare all was all open, yes. Caso di no. And then hit retro, caso di no, retro. Però dobbiamo fare retro della break execution. Dovremmo provare questo, ok. Uff, tosto complicata la... Allora, qui controllo se il circuito è aperto e non abbiamo ancora superato la durata. Broken circuit, ah no, ok, qui che dà il broken circuit. Altrimenti lo mette mezzo e mezzo. Quindi lanciamo la funzione, se va a buon fine arriviamo qui e il circuito è chiuso, possiamo uscire. Se il circuito è aperto lo chiudiamo e poi usciamo. In caso di errore, se l'eccezione è gestita la rilanciamo, altrimenti contiamo il fallimento. Qualora il circuito sia mezzo aperto o fallimenti superino il conteggio, dobbiamo aprire il circuito e fare un raise dell'eccezione corrente, mi viene da dire, giusto? Perché noi partiamo da uno stato di comunque viene aperto, ok, quindi questo OR è incluso qui. Viene aperto, c'è da risollevare l'eccezione, intercettata, di questa va bene. In caso no, idem, quindi... Quindi questa in realtà non va lanciata qui, ma va lanciata in questo caso. Adesso qui si può un attimo fattorizzare perché... Ovvero vedere se è aperto. Però dovremmo anche esserci quasi, direi. Non lo so. Dovrebbe essere completa questa logica, però mi risulta anche interessante sottoporla a un test. E vedere ovviamente tra l'altro metterla sotto uno unit test non è facile perché tutte le condizioni che danno lo stato di tempo trascorso o meno andranno tutte moccate, quindi not easy, però un pochino di logica diciamo che ce la siamo scritta e quindi sarà interessante provare
a testarla e vedere cosa ne esce fuori e metterla sotto torchio, però. Ok, diciamo che sono le 11:30 e quindi non andiamo avanti troppo. Abbiamo fatto un po' di step. Dai, non è facile rispetto all'altro, è un pochino più difficile, ma vabbè, perché ha leggermente un albero un po' più, non di tanto, ma un pochino più complicato, e quindi bisogna un attimo riuscire a gestire tutte le casistiche che sono previste, e quindi rispetto a quello è per quello che c'è un pochino più di fatica da fare, ma alla fine direi che ci si salta fuori volendo anche abbastanza facilmente. Ci vuole un po' di impegno. Bello pero. L'ho letto senza l'accento apposta, solo per darti. Sei arrivato. Sei appena arrivato o sei di qui da un po'? Se no hai visto solo la fine. Più che altro è cervellotico, però sì, diciamo che. Bisogna un attimo digerirlo, un attimino, però. Poi probabilmente è anche un pochino meno usato rispetto al, cioè, so che il retry l'ho usato parecchio, sì, il breaker come pattern l'ho usato molto molto raramente, quindi sono qui da un po' a non dire nulla, non salutare i tuoi amici. Mi vendi domani sera, mi vendi che roba, che vengo a mangiare di fronte a casa tua, quindi per cui se vuoi ti vengo a salutarlo. tu sai. No, direi di fermarci qua, così poi vedo se è il caso così di raffinarlo un pochino direttamente in live, oppure, perché tutte quelle cose che stiamo facendo, le tre pattern così, poi io le sto un attimo risistemando, documentando, gli cambio il nome, gli accorcio un po' le cose, perché l'idea è costruirci una libreria. Ah, stavi cercando info. Sì, non è così diffuso, cioè in realtà poi non è neanche un pattern, per così dire. Ho scritto pattern perché fondamentalmente è qualcosa del genere, ovvero la gestione di, come le chiama Polly, in questo caso la libreria di policy, a fronte di qualcosa che succede. Quindi un conto è ripetere, un conto invece è fallire subito, entro quando c'è un problema, forzare il fallimento entro un certo lasso di tempo, proprio per evitare di sovraccaricare un sistema. Poi ce ne sono altri. Non sono design pattern, ma nome pattern, perché comunque sono implementate con delle librerie che, se si vanno un po' a vedere in giro, sono più o meno sempre fatte in questo modo. C'è il fallback. Il fallback è comodo, l'ho usato una volta sola, dove ad esempio c'era una pagina di, non mi ricordo se era un profilo utente o un prodotto, ma il profilo utente nell'esempio, ma era qualcosa di simile, dove da un API andavo a scaricare un'immagine da un server che rispondeva una volta sì, una volta ogni. E quel fallback praticamente dice: in caso di questa eccezione, cioè io devo scaricare i byte di un bitmap da un API che mi dà la sua foto di profilo, io faccio l'execute e poi in fallback creo una funzione che mi dà lo stesso valore. Quindi in caso di eccezione passo al fallback, e lì ci mettevo la solita immaginina con l'omino. Quindi è un po' come imbastire una policy che dice: dobbiamo fare quell'operazione, se non riusciamo facciamo questa, che è un fallback. Chiaramente se nel fallback non si mette una chiamata API, ma si mette la restituzione di un valore immediato. E lì come funzionava? Io andavo a invocare questo servizio, gli dicevo: dammi la foto di profilo,
il profilo in automatico, se avevo un errore nel contattare il server, ti faceva vedere la foto vuota. Chiaro che mentre navighi, se si carica la pagina e a un certo punto vedi la tua foto che non compare, poi navigando ricompare, cioè se ci sono lamentele da parte del cliente, il problema qual è? Che se spesso quella foto manca perché la scarichiamo da un servizio che spesso ci dà errore, non avremo un altro modo, cioè dovremmo mettere dei retry, ma non vado a ritardare l'esecuzione di una pagina per fare dei retry perché ottengo 2, 3, 4 errori nello scaricare una foto di un profilo che, cioè, non è una cosa così fondamentale, utile per decorare la pagina, ma quindi mettevo il fallback anche lì a fronte di lamentele sul fatto che mancasse spesso la foto, e gli ho detto: le lamentele non vanno indirizzate a noi, perché noi anzi abbiamo gestito elegantemente il fallimento, è quello che va redarguito il servizio che scarica queste immagini che una volta va, una volta no. E quindi, per cui magari quello potremmo farlo la volta prossima, l'uso di questi pattern è tipico nei microservizi, perché magari a fronte di certe operazioni, tipo qualcosa che fallisce perché è probabile che sia un glitch, si fa un retry; qualcosa che invece un servizio dato disponibilità, tipo un database, un MongoDB che non mi risponde, se MongoDB non mi risponde c'è qualcosa di grave dietro, e quindi è inutile riprovarci perché è un sistema che sappiamo essere ridondato, magari scalato, cioè che ha tutte queste cose. Quindi nel momento in cui tento di accedere mi trovo un service unavailable, cioè idealmente se ci riprovo dopo 2 secondi non mi aspetto che quel servizio sia disponibile, perché mi sta proprio indicando che c'è un problema grave. E a quel punto mettiamo che l'azione sia eseguita da un utente che pigia un pulsante, più pigia e più io gli dico: guarda, devi aspettare, aspetta, non eseguo l'operazione, gliela faccio fallire subito, perché se ogni click sono chiamato un server che poverino è impiccato, non ci salta fuori, cioè continuiamo a bombardarlo di richieste. E quindi, cioè, il concetto è che se noi sappiamo che quel servizio nel giro di 1 minuto non torna online, abbiamo 1000 richieste in coda, tutte quelle 1000 vanno cortocircuitate, cioè quello è perché eseguirle vorrebbe dire stare a aspettare che ognuna di queste chiami il server, riceva l'errore e poi fallisca. Quindi tanto vale farle fallire arbitrariamente subito, quindi staccare la spina, e farle ritentare in un contesto magari con della messaggistica, con una logica di anche di retry, perché poi si possono combinare in un secondo momento, però quando è più probabile che il servizio sia tornato online. E qui questo dovrebbe essere l'obiettivo di questo pattern. Dovremmo averlo codificato, però anche mettere insieme un esempio potrebbe non essere così semplice. Secondo me ci conviene fare un'interfaccia per fare un test quantomeno visuale. Poi con gli unit testing invece dovremmo delegare il passaggio della tempistica a un servizio che ci dà quest'esito, senza vedere se è trascorso 1 secondo, perché se facciamo unit test non possiamo testare una classe e dire è passato 1 minuto aspettando il minuto, perché i test devono essere istantanei. Quindi ci vuole un servizio esterno che, dato le informazioni, gli dico è passato questo tempo, lui mi dice sì, anche se non è vero, oppure no, a seconda di come l'abbiamo, come dire, impostato. Quindi dovremmo fare dei mock, dovremmo fare delle cose di questo tipo, dovremmo avere dei fucili per cose di questo tipo. C'è una citazione. Ok, vedo che Streamlabs ha collaborato. Comunque le live sul retry pattern, che alla fine era venuto benino, ci sono già, sono anche su YouTube, ma sono ancora qui sul canale. Per le prossime live, adesso visto che se mi ricordo, c'è sempre il canale Telegram, per chi magari non se lo ricorda, però c'è anche la mia home dove sto iniziando un pochino a pubblicare anche man mano
sia le live che facciamo, che infatti questa settimana ho messo il webinar di giovedì, il webinar che abbiamo fatto su Delphi come introduzione, quindi per rete informatica lavoro, su quello che si può fare in Delphi in generale. È un'ora di rush nel tentativo di dire tutto quello che si può di questo ambiente tra slide, un esempio VCL, esempio su Linux, esempio mobile. Ho cercato di buttarci dentro tutto, ma cioè, un'ora è veramente poca, quindi è stato troppo difficile, ho corso troppo, però vabbè, ci faceva un po' quello che si può. Si vedrà adesso se vengono avanti in differita. Sì, diciamo che i delfisti non erano target di, per una volta, di questo webinar. L'ideale era un po' far vedere che non è secondo nessuno, a nessun linguaggio, a chi generalmente usa altri linguaggi. Quindi poi l'hanno pubblicizzato bene, alla fine sono soddisfatto che ci siamo usciti, quindi non ho fatto live quella settimana perché dovevo preparare quel materiale, quindi, che poi è scaricabile, quindi le slide del webinar ci sono. Se qualcuno vi chiede cosa si può fare con Delphi, avete la pagina da linkare, quindi proprio dalla sezione eventi del sito, mentre nelle live ho messo le ultime live poi che sono state fatte. Mancano ancora i sorgenti, ma quelli pian pianino adesso li sistemerò e poi li metto online quando ci sono. Però c'è anche una pagina nuova che è il calendario, dove c'è un calendario Google, quindi io le live normalmente cerco di segnarle lì in anticipo. Quindi detto questo, questa settimana non so poi se si faranno altre live, perché allora c'è la conferenza, c'è anche la conferenza che sarebbe piaciuto seguire un attimo, di la DelphiCon 2023, che vado a vedere i link, perché qui c'è sempre il Central Standard Time, però non riesco a capire, siccome è internazionale abbiamo sempre problemi a... Inizia alle 8 di mattina, alle 9 di mattina, ma alle 9 di mattina voglio capire se giorno 1, 14 febbraio, 15:45, ok. Quindi sono le 9 di mattina, orario central, quindi nel nostro caso siamo 6 ore in differita, quindi... Quindi se dura fino alle 3 di pomeriggio vuol dire che, quindi se iniziando alle 9 noi in realtà partiamo alle 15, quindi 8:45 diventa 15:45, vuol dire che finisce alle 3, finisce sotto sera, ok. Quindi qui è il mattino, là è il pomeriggio praticamente. Sono 6 ore praticamente, quindi... Sono 6 ore... Mannaggia. Allora, adesso trovo un timeline converter o... Time zone converter, scusate, così converto. C'è un CST to... Noi cosa siamo? Chat? Sì, Central Europe. 16:49 di lunedì corrispondono alle 23:49 di lunedì. Quindi là se sono le 3 arriviamo praticamente a quest'ora. 7 ore avanti. Arriviamo quindi alle 21, sì. Alle 3. Non riesco a fare i conti. Alle 20 in teoria, però se inizia alle 3, quindi finisce che sono le 21, sì.
No, perché poteva essere anche interessante guardarla in diretta, ma direi che non ce la facciamo. Forse il secondo giorno, febbraio 15. Vabbè, domani sicuramente non faccio live, anche perché sono fuori gli altri giorni. Forse mercoledì, forse ce la potremo fare, perché abbiamo un QR code case study. Vabbè, non è che mi interessi così tantissimo, senza nulla togliere. Che inizia alle 4 e quindi vuol dire che da noi inizierebbe alle 9 e finisce che più o meno una live. No, non riusciamo a seguire in diretta, quindi o la seguiamo in differita, oppure se ci sono già le live pubblicate, magari, oppure mercoledì vediamo se fare live su qualcos'altro. In realtà volevo fare anche una live discovery su Wirl, però ci pensavo un attimo per vedere se coinvolgere qualcuno dei creatori o meno, ma mi sarebbe interessato un attimo, mi è piaciuto un attimo sperimentare. No, ero curioso di vedere, stavo guardando il programma del FICON, non è male perché ci sono qualcosa sul cloud. C'è Integrating Your Apps with Alexa Devices, che mi interessava guardarlo perché è una sessione che è stata portata anche alla conferenza di Embarcadero, quella brasiliana, mastodontica, con 600 persone, 7 track. Cioè, quando fanno quella conferenza, veramente c'è un sacco di sviluppatori, è veramente enorme. Quindi, e c'è una ragazza che in realtà poi è un MVP, che mi aveva scritto tempo addietro, perché praticamente cercando Delphi Alexa trovava solo praticamente la mia live del Delphi Day, che però era rimasta un pochino indietro come codice. Allora gli avevo dato qualche indicazione, così si era preso il materiale. E poi penso che si sia, diciamo, messa a guardare un po' tutto, ed ero curioso di vedere, insomma, un po' quali erano le novità, visto che avevo seguito un po' la cosa per un Delphi Day ormai, penso 3 anni fa, mi sembra, e come aveva, diciamo, riusato il materiale per fare una sessione in questa conferenza. La ragazza è MVP, quindi direi che comunque ci asfalta, se potrei dire, a meno mi asfalta, questo poco ma sicuro. Infatti ho visto anche un po' il programma delle sessioni, era interessante. Delphi AI, vabbè, immagino Demystifying Domain Driven Design. Ok, un po' ci sono un po' Advanced Visual Effects, ci sono delle cose. C'è un Git demystified, Git demistificato, anche se di quello dopo la presentazione di Maurizio, che non vedo da un po' online, quindi si vede che sta andando affaratissimo. Quindi dopo la sua presentazione di Git IT DevCon, direi che non ce n'è per nessuno, perché meglio di quella non è impossibile, è impossibile, perché è troppo precisa e dettagliata. Quindi allora, niente, direi che per stasera andiamo a vedere se c'è qualcuno da sraidare. Non so neanche in quanti siamo. È sparita l'icona di... Oddio. Mi è comparso in faccia l'icona di Chrome, è diventata tutta scura. Quando OBS gira ha dei riverberi su tutte le possibili... Allora, beh, c'è Coder Cats, che sicuramente è in sviluppo, e quindi, anche se non mi dice DB, è web UI, quindi al momento tutti a giocare a Hogwarts Legacy, tutti a fare le magie, e quindi altrimenti o Bertuccine.
Qual era la gamer che era stata suggerita più volte? Una lady qualcosa che giocava, che poi magari poi non è detto che dobbiamo sempre, come dire, indirizzarci su qualcuno che sviluppa, così magari conosciamo anche qualche gamer, magari, però al momento non vorrei però sbagliarmi, non mi ricordo qual era quello che era stato suggerito, se no alla peggio. Ah, forse Lara Croft 86. Però ci vuole Vision, non c'è Vision online. Aspetterò Vision, così quando ci sarà. Mi sembra l'avesse suggerita lui, per cui via. Aspetteremo che. Niente, dai, andiamo da Coder Cats, così lo risalutiamo. A meno che. Questo no. Di solito anche gli sviluppatori sono mai stati a giocare, incredibile. Quindi andiamo da Coder Cats, via, così. Vedo che altri sono. Stasera non ci sono molte persone online, perché lunedì è il momento della. Non ho guardato però se c'è qualcuno che fa programmazione, proprio software, game development, diciamo io Coder Cats, irriducibili come suol dire, quindi. Cioè, programming, se teniamo via italiano, c'è un sacco di gente, però. Non vedo nessuno in. Non ho mai neanche provato a cercare poi in realtà Delphi, come. Delphi Programming, vedo solo me. Quindi niente, dai, andiamo da Coder Cats, così chiudiamo come abbiamo iniziato, giustamente. Quindi. Niente, salvo imprevisti, mercoledì vedrò se fare una live secondo un po' di come va la settimana, perché sono settimane un po' intense, però indicativamente dovrei esserci. Nel caso lascio una scritta sul calendario, così metto anche l'argomento, perché ero un po' indeciso. Altrimenti seguite il calendario, così. Sapete sempre cosa mi frulla in testa, perché vado un po'. L'ho messo perché di solito vado un po' freestyle, cerco di seguire un po' lunedì e mercoledì, però non sempre, come dire, sono ligio, e quindi. Però, siccome qualcuno ha detto, ma se lo sapevo mi collegavo volentieri, ho detto cerchiamo di magari di crearci un calendario, così siamo più. Abbiamo un preavviso, quindi se qualcuno magari vuole far compagnia, perché no? Quindi vado a avviare intanto il ride. Nel frattempo vi saluto, dalla buonanotte, vi ringrazio sempre per chi è collegato della compagnia, e quindi alla prossima serata di live coding. È la prossima. Ciao a tutti, ciao.